Ve l'avevo detto di non parcheggiare i carri armati in divisa di sosta, eh? Namaste, io sono Alistair Breve, bentornati ad un altro episodio della Lunga Guerra su XCOM Enemy Within con lo mod Longwar. Siamo direttamente all'azione e questa volta vediamo la missione che doveva iniziare la scorsa volta con capo squadra Honey, poi abbiamo Luca, abbiamo Emma Dergato, abbiamo Andrea Mariani, abbiamo il signor Zhang o Cheng. Sì, Circle, abbiamo Elton Anonymous e abbiamo Stefano Tedesco. Uno per classe, a parte il fatto che abbiamo due ingegneri e non abbiamo il pesante. E ho messo due granate a testa agli ingegneri e hanno le munizioni speciali. Finché non ho armi ancora migliori, il pesante rimarrà ancora una classe abbastanza secondaria, purtroppo. Ok, cominciamo a muoverci. Questa è una mappa che a me piace abbastanza, se non mi ricordo male. Purtroppo non salta fuori così tanto spesso. Però è una mappa molto interessante, con a tema appunto militare, la base militare, insomma. Non abbiamo il sensore di movimento. Ma cominciamo a non averne più bisogno, sinceramente. Andrea, vieni qua. E tutti in guardia così ascoltiamo. Con chi abbiamo a che fare? Fluttuanti e sectoidi. Ok, questi sono i fluttuanti. Sono 3 più 1. Uno è quello grosso. C'è uno Zhang che ha un 62% qua. Ed è un 4, un 7 danni, bravo. E c'è un Seacirgle che tra l'altro ha il fucile diverso. C'è un 98% là sotto. Direi che vieni qua e mi abbatti questo. Dubito col fucile laser, però è andata molto bene. Ok, allora tu molto probabilmente dovrai tornare indietro. Magari tu, Emma, vieni qua. E non vedi un cacchio. Vieni qua. Non è la posizione delle migliori, sinceramente. A sto punto tu vieni qua. Tu vieni qui. Elton, vieni qua davanti. E non è un colpito, maledizione. E tu vieni qua dietro. Abbiamo tre guardie, però una è con un fucile a pompa, quindi non so quanto buono possa essere. Vediamo subito cosa fanno. Ok, questo viene in zona e viene ucciso da Emma. Tra l'altro Emma ha le munizioni di sfondamento. Ho provato a mettere qualcosa in più su un coso Gauss, a quanto pare funziona, perché 11 danni. Distruggiamo ancora di più l'armatura, insomma. Adesso si becca il corpo di Andrea ed è un'altra uccisione, bravissimo. E quindi abbiamo il fluttuante e il fluttuante corazzato. Uno dei due non l'abbiamo neanche visto prima, però a quanto pare c'è. Andiamo ad andare con Cheng. Avete visto in primo piano l'interno della testa di Mariani, a quanto pare. Non è un'uccisione per Seacirgle. Quanto mi piace il colore dei capelli di Seacirgle, è fantastico. Vai, Elton. Ottimo. Un carnefice, tu stai in guardia e voi state in guardia tutti quanti, che deve arrivare il fluttuante corazzato. Arrivate? È dritto davanti a noi. È furbo, eh? Proviamo
Puoi andare avanti con Oney. Sai che non arriva. Ci fa perdere solo tempo sta cosa. Ok, allora manca il flottante corazzato che abbiamo sentito da questa parte, quindi magari muoviamo Honey qua. Muoviamo Sicirgol qui. Zhang qui. Emma qui. Andrea qua. Forza in guardia. Ted vieni qua. Tu vieni qua. E tu vieni qua. Vediamo di fare più guardie che possiamo. Così adesso ci ripiazziamo qui. Ok, di qua c'è il fluttuante. Ah, questi sono altri però. Ok, questi sono tre sectoidi, un mectoide e Allora, soppressione e ho distruzione, conferisce due danni, soppressione, conferisce due danni al granate, ai danni di granate esplosive, in prossimità lanciarazzi di qualsiasi livello. Come siamo con la... Possiamo far esplodere quel carro armato anche, forse. Allora, vai di 93%. Sono 4 danni su di lui. Abbiamo possibilità di fare soppressione. Ed è un danno deteriorato, quindi avrei dovuto farlo prima questo. Abbiamo Zhang che c'ha un colpo, c'ha un 87% e anche un colpo incapacitante, direi. Mentre a quanto pare la testa di Mariani vuole ancora essere all'interno della telecamera. Poi abbiamo Emma che può venire qua. E c'hai un 9 danni, ottimo. Andrea Mariani viene qua dietro. Lontano, sta in guardia. Elton, Luca può venire qua davanti. 43%. Potrei muovermi qui. No. Proviamo con un 43. Mancato. Tu vieni di qua. E tu vieni qui. Vediamo cosa ha intenzione di fare. Controllo mentale. Oh. Questo si becca la reazione di Ted. Fuori uno. Bel colpo decente da parte di Honey. Questo è Mariani. Vai, colpisci. Ottimo! 11 danni con un fucile, wow. Bravo Andrea che mi ha distrutto lui. Ok, adesso dobbiamo uccidere non il nostro collega, ma dobbiamo uccidere il sectoide comandante. Allora, tu vieni qui. Rischio, ma va bene. E andiamo di super granata qua. Caromato resistito. Elton c'ha un colpo. Tu, Honey, che com'è? 16%. Puoi buttare anche la tua granata allora. Saltano per aria questi calmati, tra l'altro, non lo so. Ok, decisamente salto per aria. 8 più 14 danni.
Ok, e il nostro Luca Tantone è tornato tra di noi. Perfetto, quindi ci manca il fluttuante corazzato e i due sectoidi. Ottima cosa, abbiamo fatto. Questa mappa mi piace sempre di più, proprio per questa proprietà esplosiva di alcune cose. Tu devi ricaricare. Tu puoi venire qua davanti. Questo è uno dei sectoidi. Questo è quello che c'ha. Ah, ok, era la. E questo è un altro gruppo di fluttuanti, ok. Era Honey che mi faceva vedere la cosa. Quella specie di aura che aveva intorno. Tutti mancati, però. Purtroppo. Questo c'ha 22 d'energia, eh. E questo c'ha 18 di energia, quindi questo è un pochino più tosto. Questo non ha fatto niente. Quindi uno è qua dentro, uno è morto e uno è qua davanti. Ok. Quindi abbiamo. E sento ancora il rumore di Mac, eh. Quindi non è decisamente finita. Allora, 44%, 27%, 62%. Andiamo col 62%. Ed è un'uccisione. Fuori uno. Quanti ne abbiamo? Abbiamo detto abbiamo 2-2-2 adesso. Quindi due sectoidi, due fluttuanti e due fluttuanti corazzati. I fluttuanti corazzati sono qua. I due sectoidi sono qua. E gli altri due fluttuanti non so dove siano. Tu da qua non hai assolutamente posizione. Quindi torna in scena. E da qua c'è un 20% su di lui. Tu hai un 1%, un 1%, sei troppo lontano. Emma c'ha un 27. Tu hai un 40 e un 33. Allora, essendo abbastanza esplosiva la situazione, torniamo indietro. Torniamo indietro anche con Honey. Allora, tu puoi lanciare una granata qua in mezzo. Ok, questo è andato, perfetto. E adesso vediamo di curarci gli altri. Allora, tu hai un 43 qua e sembra anche buono. No. Tu hai il tuo 1% su quello, però non voglio rischiarlo, quindi tu stai in guardia. Tu stai in guardia. Tu dovresti tornare indietro da qua perché hai percentuali buone, però sei troppo esposto, quindi torna qua dietro. E voi state in guardia. Comunque devono muoversi. Ok, questo ha deciso di volare e finirci alle spalle, purtroppo, che non è una posizione molto bella. Questo è uno dei fluttuanti. C'è una soppressione su Mariani. Questo è un altro e ci becca l'attacco di Emma. Ed è un mancato purtroppo. E un 21 da Honey. Ed è un altro mancato. Ok, qua stiamo avendo un pochino più sfiga del solito. Questo è l'altro fluttuante. Mi fa un'altra soppressione. E il sectoide è ancora dentro l'edificio, quindi non è un problema. Ok, allora. Prima di tutto dobbiamo scoprire questo. Tu puoi lanciare solo fin qua. E Andrea le ha finite, ok. Voi due siete soppressi. Emma può tornare un po' indietro. Tu hai un. Devi ricaricare. Un 31, un 68 e un 68. Vai per questo 68 qui. L'ho mancato. Aia. Tu puoi andare di scatto, fuoco in corsa e doppio colpo su questo. Vai di fuoco rapido. Vediamo se basta ucciderlo. 15 danni. Più 8 danni, ottimo. Fatto fuori uno. Ok, ne mancano. Manca il sectoid, i due fluttuanti e il corazzato.
fluttuante è qua, fluttuante è qua, il corazzato non so dove sia, ma era qua da qualche parte, e il sectoide là in fondo. Zang, ricarica. Ema, c'è un 55% qua. Elton, sei fuori posizione. Sta missione qua, sono sempre fuori posizione, lui. Vai con 63. Ottimo. Quindi vuol dire che tu non sei più... non sei più soppressa. Sei un pochino più prosciutto. Emma, vieni. Se Emma viene qua, tu puoi venire qua e sparare a lui. Oppure puoi venire qua davanti direttamente. Ottimo. Manca 1-1-1. Quindi uno è quello. Adesso bisogna eliminare quello di qua. E abbiamo solo voi tre. Ok, quindi Emma, puoi venire qui. Sei troppo lontano. Tu gli puoi sparare contro, sì, però non mi piace. E tu puoi... Ok, puoi ricaricare. Comunque devi muoverti. A meno che non hai voglia di fare di nuovo soppressione. Ok, decido di andare via. Questo sectoide è tutto solo sul letto. Basta? Basta. 40%, 34%. 25, 30, andiamo di 40 ed è un'uccisione, bravissimo. Tu e i tuoi guantini nuovi sarete molto contenti. Tu devi ricaricare l'arma, quindi vieni di qua. Carica pure. Allora, guardia, ricarica, ricarica. Guardia, guardia, guardia e basta. Questi sono... è un altro gruppo di... col mech, probabilmente. Guardia, tu puoi adesso ricaricare. E metterti in guardia, guardia, tu ricarichi. Tu ricarichi, tu in guardia, tu in guardia, tu in guardia. Siamo pronti per il prossimo giro. Facciamo una cappatina di qua. Un giro di guardie che non si sa mai. No, ok, allora cominciamo ad avvicinarci pian pianino. Tu vieni qua, 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 e tutti in guardia. Vediamo se il medico riesce a vedere qualcosa adesso. Ok, c'è il fluttuante che è da quella parte. Sto facendo il giro. Questo è il fluttuante corazzato. Mancato. E anche questo è mancato. Esatto. E si è già mosso però tutte e due le volte. Ah no, eccolo qua, il secondo movimento. Tutti mancato. Questo è Emma. E anche Emma sbaglia. Però adesso è molto esposto. E si punta in pure l'arma. Ok, allora, Honey 41. Tu 58. Sea Circle 53.
Direi di andare di Honey. Dov'è Honey? Honey? Ti dispiace cominciare? Ottimo, otto triturato. Bene, bene, bene. Mancato 58. No. Eccolo. Con un bel totale di 13 danni. Ok, allora tu vieni qua davanti, tu vieni, stai qua, tu vieni al posto suo, tu vieni qua. Tu stai qua fermo, tu stai qua fermo, tu vieni qua. Stai in guardia. Con calma, pazienza, tranquillità ce la facciamo. Abbiamo ancora il fluttuante in giro e l'ultimo gruppo in teoria. Credo che sia l'ultimo gruppo. Verstetige. Ok, siamo mossi avanti di un pochino. Eh sì, lo so che siete là dentro. Qui c'è un buco, tra l'altro. Allora, tu vieni qua, Honey. Vieni qua. Qua, qua, vieni qua, magari vieni qui, perfetto, quindi tu puoi venire lì dietro e tu puoi venire qua. Ok, ancora niente, teniamo comunque conto di questa, di questo corridoio di qua. Honey? Cucù? No. Tu vieni di qua, tu vieni qui, tu stai lì, tu stai qua, Andrea vieni qui. Zhang viene qua, Emma viene qua, così facciamo due cecchini qua e le due squadre di qua e di là del carro armato. Questo non so se è il fluttuante. Sì, è il fluttuante, eccolo qua. Mancato. E c'è uno Zhang che sembra buono. E non è buono. Ho beccato la testa di Elton, a quanto pare. Beccato la spalla di Elton. Mariani e Ergol reagiscono. Mariani manca. E sì, Cirgol manca. A quanto pare ti piace Elton, eh? Vi piace Elton, ragazzi. C'ha un po' di paura, perché gli ho ucciso tutti gli amici, gli amichetti, però 6 danni su Mariani ed è panico. C'è ancora movimento qua, sembrerebbe. Tanto tutti. Ok, adesso vediamo di curare. Allora, Honey, vai. Bravissimo. E tu direi che curi il nostro amichetto, che purtroppo rimarrà ferito perché si è fatto più di 5 danni di... Ha preso più 5... più... Ah, più di 5 danni, ce l'ho fatta dirla. Facciamo un giro di guardie e... facciamo un po' di giri di guardie e ricarica, vediamo. Avremo bisogno di più di una. Tu vai bene, tu va 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 bene, ok. E adesso sono di là. Però direi che dentro l'edificio ci andiamo, eh? Ok, ne facciamo una corsa verso l'edificio. E tu vieni qua.
qui. Elton, vieni qua. Emma, vieni qua. Andrea, vieni qua. Zhang, vieni. Abbiamo distrutto la porta che era già mezza aperta. Ok, e spostiamoci da questa parte così tenta non andare nel fuoco. Così adesso vediamo da qua dentro. Ok. Cucù. Ok, ancora niente, che va anche ancora bene. Allora, Zhang, vieni qua dietro. Elton, vieni qui. Ted, vieni qua. Emma, vieni qua. Pony, vieni qui. Vieni qua. E Sicirgol, vieni qua. Adesso mi avvicinerei a questa porta qua, se, sempre se non sono qua dentro, ma se sono fuori dalla porta mi va bene, perché siamo abbastanza vicini per poterli distruggere tutti. Quindi Zhang, vieni qui. Ti voglio vedere, esatto, non c'è nessuno di qua. Bene. Quindi qua possiamo abbastanza stare tranquilli nel fare così e occupare la porta. Tu vieni qua. Non ci sono finestre qua, no? No, ok. Pony, vieni qui. Emma, vieni qua. Andrea, vieni qua. Ok, lì tra l'altro li sentiamo con la proprietà speciale genetica di Honey, quindi ancora meglio. E sono due sectoidi, tre sectoidi e un mectoide in teoria. E sono tutti qua dietro. E si stanno anche spostando. Abbiamo una porta anche di qua, eh? E possiamo riposizionarci. Oni, vieni qui un secondo. Ah no, questo è Emma, non è Oni. Oni? Oni? Ah, Oni è contro la porta, ok. Quindi se vieni di qua, Oni, dovresti cominciare a sentire di nuovo, perfetto. E magari mettiti qui. Ted, vieni qua. Giochiamo un po' a nascondino, ragazzi. Tu dovresti venire un po' più indietro. Ho bloccato Zhang. No, Zhang può ancora passare. Cioè, di averlo bloccato in posizione. Cosa avete intenzione di fare, ragazzi? Ok, davanti alla porta. Perfetto. Ok, allora, siamo pronti ad aprire la porta. Quasi. Il problema è che non so quanto grosso sia il mech. Allora, sono in tre, quindi immagino che siano tre sectoidi al mech. Cosa possiamo possiamo preparare una cosa di questo tipo. Tu vieni qua. Tu userai la granata. Vieni qua. Tu vieni. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. E tu vieni tu stai fermo lì. Ok, e vediamo un po' allora se usando la granata di Honey devo usarla qua così tipo. Quindi tu devi comunque muoverti da qua. Vieni qua. Ok, se adesso uso la granata e la usiamo